Vai. Hola, 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 davvero. Sono ancora più bagnato di prima, pronto. Oddio, è in continuo orgasmo, vi giuro. Allora, di Benvenuti a questo nuovo episodio di Final Fantasy 8. Cazzo. Dimenticato niente? No, 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 scusa, zia. Ok, scusa. Allora, cosa inizia ora? La prova dei Sid. I Sid chi sono? I Sid è un gruppo speciale. Vabbè, ve lo spiego dopo nella Tipo un gruppo conversazione. heavy metal, tipo Esatto, praticamente sì, non fanno un altro gruppo che. sanguigno. È un gruppo sanguigno, diciamo. E, ovviamente i Sid, essendo delle persone, hanno uno stipendio. Giusto? Giusto? Cioè, combattono il male, quindi. Immagino che sia una Immagino. retribuzione che gli vada concessa. Esatto. E, ovviamente non è che ti dico, te, c'hai le tette grandi, ti do 10, tu ce l'hai piccole, ti do 100, perché sarebbe di solito il contrario. Però. Come funziona? Praticamente c'hai un esame, più il voto è alto, più il tuo stipendio aumenta. Tutto qua. Cioè, praticamente loro per valutare quanto tu sei bravo ti fanno un esame. Fanno un test, diciamo, Esatto. qualche cosa. Quindi ora inizia una parte dove ogni tuo movimento è, come si dice, è seguito, Monitorato. monitorato, esatto, monitorato, esatto, mi hai trovato le parole di bocca. Esegui bene. Ecco perché hai un cavernario, Esatto. così ti trovo le parole. Esatto. E quindi noi dovremo fare il meglio per avere un punteggio più alto, che spero 100 su 100, per avere più soldi e quindi poter comprare armi, magie e GG vari e finire anche il gioco al 100%. Quindi, ora, esatto, Dato che non l'altro è rimasto indietro. andiamo a vedere che cazzo si è data Quistis. Non si è data nessun guardiaforce. Quistis è la nostra insegnante che ci accompagna in questa avventura. Cioè, Cioè, Troia? Parecchio. gli diamo magie, guardian force e assimila. Basta. Quindi, per il momento, usciamo. Questa è la mappa. Penso con H di poter muoverla visuale. È pixelosa, lo so. Però, beh, ci si abitua in fondo. E sopra la Sarà strada. meglio pixelosa che pixelata. Giusto, mi piace come ragione. Anche secondo me. Ok, se rimani sopra la strada non incontri nemici. Dal momento che vai nell'erba, li incontri. Detta proprio tra virgolette. Proprio stile Pokémon, però più figo. Quindi, cosa bisognava fare? Ora vi faccio vedere dei combattimenti. Ah, prima cosa, dal momento che esci fuori sulla mappa, puoi salvare in qualsiasi punto tu sia della mappa. Mentre dentro agli edifici puoi salvare soltanto in determinati posti. Quindi io adesso non faccio altro che salvare. E partiamo con un primo combattimento per farvi vedere cosa farò io per le prossime 2 ore. Sono già eccitatissimo. Se mi degno di incontrare un mostro, grazie a Dio, ok. Sei nell'erba alta in cerca dei Rattata. Esatto. Oddio, questo qua è penoso. Ok. Squall, questi ricorda. No. Sì, lo so. Allora, cosa. Che arma è quella di Squall? E Squall c'ha un'arma che non è altro che una. Posso mettere in pausa? Sì. E Squall c'ha non è altro che un'arma che è una spada più un fucile. Cioè, è una spada con l'impugnatura da fucile che quando colpisce può anche sparare. Quindi Cioè, tu. spara la lama dentro la persona No, oppure. no, c'ha proprio una canna. Però la canna è come. È come la. Come si chiamava? La. Dai, quella dei tipo dei bersaglieri che avevano il fucile con sotto la spadina. Esatto, Ah, si chiama baionetta. però molto più con enfasi. Cioè, c'è una spada enorme con sopra il Cioè, fucile. mega baionetta sotto un fucile a canne mozza, ho capito. Praticamente sì, diciamo così. Capito, però era più figo, scusa. Inchiodavi la persona e Eh poi facevi bam! sì, forse sì. Sicuro, era più figo. Quindi quando noi attacchiamo, se premiamo, nel caso della mia tastiera, la G, lui spara. Quindi bisogna essere sincronizzati per colpirlo. Altra cosa, cosa ci ha appena detto Quistis? E nel caso in cui usi l'attacco speciale Renzo Kuken, che non si pronuncia assolutamente così, Renzo Renzo Kuken, Kuchen. non lo so Che pronunciare cavolo. assolutamente. E è un attacco speciale che il nostro personaggio fa in caso di fin di vita, cioè quando la sua vita diventa gialla, può usare questo attacco speciale che è una serie di attacchi dove toglie una valanga di danni, cioè fa veramente l'apoteosi di tutti i danni. Una specie di berserker ad attivazione, insomma. Esatto, io se ho letto bene nella soluzione, dobbiamo eliminare almeno 75 nemici utilizzando un Guardian Force. Sembrano tantissimi.
Eh sì, ma sì, li farò off camera, ovviamente. Quindi adesso cosa dovrò fare? Adesso lo faccio vedere. Assimila. Eh sì, io non me devo mettere in pausa. Assimila. Dal Guardian Force. Punti interrogativi. Perché? Quella magia non ce l'ho ancora, semplicemente. Posso accumulare e usa subito. Cioè, nel senso, se lui c'ha la magia Thunder, io gliela assimilo, ma invece di tenerla nel mio bagagliaio, gliela rilancio contro. Nel caso di usa subito. Nel caso di accumula, l'accumulo. Molto semplicemente. Giustamente. Quindi accumuliamo la magia e facciamo la stessa cosa. Ecco, ottiene 7 unità di fire. E facciamo la stessa cosa con l'amico Fritz. Otteniamo scan, quindi 4 di scan e 7 di fire. Io quindi cosa farò? Assimilerò con tutti i personaggi tutte le magie fino a 100. Sembra laborioso e lungo. Sì. Sì, perché però per iniziare va bene, cioè deve essere così. Ci si metterà un po', ma fa Diciamo che non parte. troppo, ovviamente. Sì, no, beh, se ne assimilano 7 a volta, già adesso sarà a 30. Cioè, no, non è un'enormità, il problema è che ci sono più di 1000 magie, ma questo è un altro discorso. No, non voglio evocare un Guardian Force. Quindi niente, direi che posso pausare, ci vediamo quando almeno ho ottenuto 100-100 di queste due magie che vi faccio vedere come equipaggiarle. Dai, a dopo. Grinda, 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 grinda. Riprendo un attimo a registrare perché ho appena assimilato tutte le magie, quindi proverò a darmi un attacco. Quando viene la fumana di fuoco vuol dire che sono riuscito ad attaccare sparando col Gunblade. Semplicemente. E mi correggo, per prendere 100% in seed in attacco non bisogna uccidere 75 nemici con i Guardian Force, ma 75 senza. Quindi siamo a 1. Non è salito un'anima vita. Quarzo magico. È già finito tutto in una P. Ebbene, ora vi faccio vedere le junction di Squall, per esempio. Junction, magie. Andiamo a dare nello spirito. Ho 100 di scan e 100 di fire. Scan cos'è? È una magia che scanalizza il nemico. Ti dice che cosa ci può assimilare. Che i suoi punti deboli. Dove colpirlo. GG. Quindi mettiamo gli scan che mi dà più 10. Mentre Inquistis gli diamo quello che gli dà di più. Penso Fire, sì. Gli dà 100 in magia. 16 in magia. Bene. Andiamo sulla spiaggia. E sulla spiaggia si incontrano dei mostriciattoli che danno 3 AP l'uno. 3 AP sono quei numerini per andare contro un nemico. Il nemico che attacca le spalle, che è due coglioni. Quel numerino per far apprendere l'abilità al Guardian Force, insomma, per capirci. Energia, ce l'ho. Ah, questo però ti prende energia. Quindi, accumulo e ci rivediamo. Ciao. Ah, altra cosa, il numero di magie che si assimilano dipende un 80%, no, boh, oddio, una buona parte della percentuale per casualità. E comunque dipende dal tuo livello. Chiaramente, più livello alto sei, meno tempo. Meno più quantità di magie accumuli. In questo caso, infatti, Quistis a livello 1 più alto di Squall prende sempre 9. Non so perché. C'è un buco di culo questa donna. E infatti, io sono ancora più che simile energia. Lei è già arrivata a Blizzard. Sta accumulando. Una cosa che consiglio in questo caso: il mostro c'ha energia. Quindi, oltre che assimilarla, usiamo subito su lei. Adesso Squall mi sa che è arrivato a 100 anche lui. Adesso mi curo con grandissima destrezza. E vi faccio un po' vedere se riesco a assimilare. Ok, anche lui è arrivato al. No, accumula. E usa subito su Squall. Ok, riprendo a fine combattimento. Altra cosa che non ho spiegato assolutamente mai nella vita. È il modo con cui funziona il temporamento. Come funzionano i turni in Final Fantasy VIII? Praticamente c'è una barra di caricamento che è questa qua. Adesso non so se si vede il mouse. In questo caso, Quistis è già arrivata al massimo e la barra è gialla. Vuol dire semplicemente che è carico e lei è pronta ad attaccare o a fare qualsiasi altra mossa. Quindi il suo turno è stato caricato. Mentre Squall, vedete che è qua tipo al 25% della barra. Appena arriverà al 100% vuol dire che lui sarà pronto per fare la sua mossa. Il nemico ha la stessa barra, ovviamente noi non la possiamo vedere, non possiamo sapere quando è il suo turno.
Basta, diciamo che finisce qua. Adesso infatti questi si è selezionata, quindi è un po' più grigina per questo. Niente di speciale. Ci rivediamo tra pochissimo. Altra cosa è se voi premete, in questo caso adesso questis, ok, anche scroll, è arrivato al 100% suo caricamento. Premendo V, nel caso della mia tastiera, si passa al personaggio, all'altro personaggio che è al massimo del suo turno e quindi può fare la sua mossa. Volevo spiegare semplicemente questo. A dopo. Ormai che ci sono, vi faccio vedere con questis la magia scan, che non ve l'ho fatta vedere prima. Quindi godetevela. In questo caso ci dirà Glacia Eco, il suo nome è livello 6, mostro volante, debole contro il fuoco, non ha effetto il ghiaccio, penso che sia quello, ha 187 HP di 239. Tutto qui. A dopo. Che poi alla fine questi mostri non è che siano chissà cosa, cioè si battono veramente tranquillamente. Più che altro è tutti gli oggetti che ti danno, e Guardian Force che acquistano AP e cazzate varie. Ora andiamo a vedere le magie se mi danno qualcosa in più. Che male non fa. Una sega, eh. Proprio niente, eh. Wow! Vai subito. E altra cosa, andiamo a vedere se i Guardian Force gli ho fatto prendere le cose giuste. Ecco, appunto. HP e Quetzal. E questo almeno lo sta imparando giusto. Vi faccio vedere questi mostri che si trovano praticamente solo loro qui. Perché adesso mi sa che salirò un po' di livello. In questo modo farò prima ad assimilare, se vale questa regola. Spero vivamente che valga questa regola, però. Questi mostriciattoli sono noiosi. Sì. Mi giuro che sono veramente noiosi. Sono praticamente dei mostri che sono sottoterra. E quindi praticamente, ecco esatto, dopo che gli attacchi vengono fuori, quindi li fai anche più danno. Tutto, veramente tutto qua. Combattimento alla fine. Altra cosa intelligente che possiamo fare, visto che questo nemico c'ha Morfeo, una magia abbastanza comoda tra virgolette, ma molte virgolette, gliela usiamo contro. Gliela prendiamo da lui, gliela usiamo contro, sperando vivamente di riuscirlo ad addormentare. Niente, è dismissivo sul Morfeo. Ce l'avrà in difesa. Figlio di puttana. Morfeo da 18 in magie. Porca vacca. Scuola invece spirito mi aumenta qualcosa. Morfeo mi va 15, 15. Niente, una sega. Niente. Continuerò la mia pazza idea di stare. Ah, altra cosissima. Come mi giro così. Laggiù c'è una città. Mi sembra che si chiami Balam. Balam. Ma non mi ricordo bene con il suo nome. Ma fatto sta che se entrate lì dentro perdete dei punti per seed. Ok. Printare un seed con 100. Va bene. Forse sono in grado di farvi vedere un Rensuken. Vediamo, eh. E vai. Tartassalo di brutto. Di brutto. Uno, fatti solo tre. Però l'ho massacrato, tipo. Vedete, c'è quella barra di caricamento, va messa tra quelle due linee. In quel quadratino ci sono tre quadratini in totale. Va messo proprio in quello al centro. E se lo prende, più ne prendete, più lui fa danno, insomma. Premendo lo stesso attacco per fare l'attacco dei Guardian Force. Ok? Se riesco ve ne faccio vedere un altro. Se non prendo proprio il mostro con cui mi devo curare. No, perfetto loro. Ok, vediamo. Adesso ti massacro. Perfect. Colpo. Se fai perfetto, fai il colpo definitivo. Tipo, mettiamolo così, tra virgolette. Tipo, gli ho tolto una valanga di danni. Che vabbè. Cioè, aver lui così mi conviene dopo per battere i mostri. Cioè. Ok. Cioè. Mi fa fare tantissimo danno, cioè. Veramente è il colpo definitivo, cioè. Poi il suo è quando arrivi al 100% che c'è un attacco finale con l'ultima arma che. Vabbè, ci arriveremo un giorno. Cioè, guardate questi pesciolini dal cazzo con un Rensuken che toglie l'anima della minchia. Quanto cazzo sono resistenti.
Bluff una sega, ok? Bluff una beatissima minchia. Se, guarda, se gli resta vita un'altra volta, non so proprio cosa fare. Mamma mia, più di così, oh. Cioè, così vengono giù veramente in fretta. C'è un combattimento contro questi due ragazzi, una vita. Questo è l'unico modo che io ho per fare veramente in fretta. Cioè, quando lui c'ha la vita gialla, lo uso. Poi al massimo, se muore, uso una coda di fenice, però meglio di no, insomma. E adesso, tieni su. Casomai diamogli un po' di energia. Adesso sicuramente attacca me. Adesso vi faccio vedere. Mi uso una pozione sopra di me. Poi vi faccio vedere un po' di combattimento. 259, ma quanta vita mi dà? 200, è vero? Non posso più usare il Rinzukuken. No! Dai! Che palle. Cioè, contate che come fare 10 volte questo attacco. Cioè, è una libidine. Sono talmentissimo disperato che c'ho un microfono lontano. Comunque sono talmente disperato che mi attacco da solo. Cioè, fate voi per farvi capire. Oh, ora si inizia a ragionare. Ora vi apro il culo in 30 modi diversi, eh. Ma in 30 modissimi diversi. Perché mi fa il colpo imperiale? Porca boia. Ha fatto colpo critico quando dà quel spiazzico di luce. Ovviamente attacca a me che non c'ho una sega di vita. Attaccalo. L'ho messo in pausa così a caso. Dai, vieni fuori. Non viene fuori. Non viene a giocare con me. Non capisco veramente perché. Sono così divertente. Vai! Aprilo, aprilo. Non ha tolto tanto. E ora salti fuori, no? Salti fuori sta beata minchia, ok? Almeno non si accanisce contro di me. Pigliati questa. In the face. In the face. Colpo imperiale. Ti apro il culo. Porca vacca troia. Papam. Ok, vi volevo far vedere questa cosa che ho sbloccato. Allora, un mio Guardian Force ha preso forza, quindi attacco elementare ci vuole tantissimo. Facciamoli prendere supporto, se no resistenza. Mentre Quetzal non ha ancora imparato. Per 1,49. Che numero della dannazione. Comunque, andiamo su Squall. E ora, in forza, porca vaccolona. Fire da 28-28. Io direi che possiamo mettere un attacco. Blizzard, vai. Vi faccio vedere. Cioè, prima togliamo intorno ai 50. Io spero ora di andare almeno su 70. Almeno. Contate che ogni attacco del Rinzukuken che farò ora, oddio, proprio 3, toglie come un attacco normale comunque. Cioè, non è che mi dà più danno, tanto che ne fa 2 miliardi in più. Vediamo. Direi che tolgo un pelo di più. Giusto quel po' che basta, insomma. Un numero irrisorio. Proprio. No, ma tranquillissimo. Ma proprio in una botte di ferro. Oh, beh. Quando inizia a togliere così, semplicemente aggiungendo una magia, si inizia a sentire la differenza. Cioè, passi da non fare un cazzo di danno a farne decisamente. So se Quistis si degna di uccidere questa persona. Viene attaccato normalmente se. 141, dai. Porca vacca. Va bene per iniziare. E poi sono comunque salito un po' di livello. Adesso ormai che ci siamo. Guardiamo. Questi si raggiunge il livello 10. Vorrei forse una lettera. Quetzal l'ha imparato già HP. Shiva è salita di livello, giustamente. Quindi,
Anche Quetzal. Lì possiamo far prendere resistenza, direi proprio. Che mi sembra un'ottima idea. Mentre Nenquistis li andiamo a mettere nell'HP. Come penso che sia ovvio. Vedete, c'ho 500, questo mi aggiunge 100. 100. E vabbè. Ho usato l'energia prima per quello. 600, 780, cioè non c'è paragone. Volevo trovare soltanto quel Guardian Force che... Sì, quel Guardian Force. Quel mostriciattolo che mi dava la vita. Vabbè. Comunque, adesso farmo un po', poi ci rivediamo. Bene, rieccoci qui alla cazzo di cane. Max è sparito. Penso sia esploso. Ha detto, vado di là. È venuto un fungo sulla finestra. Penso sia esploso. Penso. Quindi... Non so perché devo continuare a fare questa cosa. Nel prossimo episodio andiamo contro Ifrit nella caverna di fuoco. Spero di riuscire a battere. Intanto mi allenerò come fosse nato, in modo che così ci metto poco e non faccio una figura di merda. Quindi, dato. Ah, beh, salutate. Ciao, voi che siete nel TS. Bene. Dopo questo, tutto questo entusiasmo, penso di aver raggiunto la massima della felicità nella mia vita. E quindi. Ma erano le texture? Vabbè. Quindi, dato che null'altro è rimasto da dire, dovrò unire quattro pezzi di video che non l'ho mai fatto. Chissà come si fa. Vabbè, da Barro e da Fronzo, adios a todos. Ecco com'era, sì, penso di sì. Ciao Jolly! Avete visto il Bello. live di Jolly? Andate a vedere il live di Jolly, vi giuro che è paccioccoso. Ti giuro, lo potresti Live. accarezzare. Live, Il vlog, vlog, vlog. scusate, il vlog. Cioè, lo puoi accarezzare sulla testa. E poi c'è un cane inquietantissimo sullo sfondo, vi giuro, Ma io ho non è avuto. un cane! Io me lo sono sognato stanotte, vi giuro, ragazzi, mi attaccava e mi Non mordeva è un di... fottuto cane! È di corallo, tipo, non so neanche cosa Ma sia. cosa? E poi ogni tanto passano tipo dei topi per terra, no, vi Ma giuro, che dovete andare a dici? vedere quel vlog, giuro. È inquietantissimo. Adios a todos!